Metro, rubrica in famiglia, 2 ottobre 2019. Titolo: Il coraggio dei sedicenni di allora. Quando avevo 16 anni, me lo ricordo, io e molti ragazzi come me avevamo ideali, ma le azioni per ottenerli spesso erano vaghe e si realizzavano in piccoli contesti: scuola, piazza, palestro, sede del partito, parrocchia. Non pensavamo a progetti di respiro planetario, ad un'organizzazione globale. Greta ha dimostrato e sta dimostrando la forza dei giovani di oggi, che grazie a tante cose, tra cui i social, sono in grado non solo di aderire ad ideali globali, ma anche di essere protagonisti all'interno di un'organizzazione complessa di comunicazione, azione e sensibilizzazione. Spesso sento adulti lamentarsi dei giovani chiamandoli apatici, ma sono loro poi che quando si trovano di fronte una Greta hanno da ridire: non gli va bene neppure lei. Ma se una ragazza, tra l'altro speciale perché soffre di sindrome di Asperger, contribuisce a salvare il mondo dando uno schiaffo al nostro consumismo, alla nostra società, non dovremmo forse fermarci un attimo per riflettere su quanta energia è contenuta in una vita vissuta con coraggio? Non bistrattiamo i giovani per partito preso. Impariamo ad apprezzare la genialità di una canzone sulle carote che diventa virale e riconosciamo che ci vuole coraggio per proporla ad X Factor 2019. Ci vuole coraggio per ridere come Nuela. Ci vuole coraggio per far commuovere come Greta.